Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù passava fra i campi di grano. I suoi discepoli coglievano e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. Alcuni farisei dissero: perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito? Gesù rispose loro: non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta, li mangiò e li diede ai suoi compagni, sebbene non sia lecito mangiare se non ai suoi sacerdoti. E diceva loro: il figlio dell'uomo è Signore del sabato. Parola del Signore. Prima lettura, San Paolo ai Corinzi. Abbiamo detto che i Corinzi erano persone intelligenti, istruite, tutti filosofi, professori, insomma, gente di un certo livello. E qui San Paolo li sgrida, dice: guardate che noi apostoli, ci si mette anche lui, siamo dei poveracci, siamo come condannati a morte. La gente ci prende in giro, ci picchia, anche a volte abbiamo picchiati. Perché? Dicevano che un povero Nazareno, morto in croce, ha salvato il mondo. E questo i greci non potevano crederlo. Dice: noi siamo insultati e benediciamo, siamo perseguitati e sopportiamo, eccetera, eccetera. Quindi, dice i Corinzi, voi che siete un po' superbi, un po' orgogliosi, vergognatevi nel Signore, vi ammonisco, non fate questo. Cristo è morto per tutti, non perché avete il diploma, siete più degli altri, dice San Paolo ai Corinzi. Poi l'hanno ascoltato, però lui glielo dice. E così, insomma, anche noi, di fronte ai prepotenti, facciamoci valere. No, non siamo spazzatura, non siamo persone perché cristiani, siamo persone da essere insultate, disprezzate. Facciamoci rispettare, questo sì. Poi, fanno come vogliono. Nel Vangelo, Gesù ancora una volta scandalizza gli ebrei. Passano nei campi e raccolgono le spighe perché avevano fame, poveracci. Mangiavano le spighe di grano, non c'erano altro da mangiare. E le sfregano di sabato. E il sabato, per gli ebrei, ancora oggi non si può fare niente, neanche cucinare. Pensate, cucinano il venerdì e mangiano il sabato, gli ebrei ancora oggi. E lui si mangia queste spighe con i discepoli. E Gesù risponde: guardate che voi che sembrate bravi, sembrate buoni, caritatevoli e tutto quanto, non siete granché. Io, il Signore, sono Signore anche del sabato, se voglio. Quindi dice che è il Signore di tutto, della vita, della morte, del tempo, di ogni cosa. Però quelli là non hanno capito, i farisei non capiscono quello che Gesù dice loro. Sia Gesù Cristo.